questo. Mi sa che abbiamo un po' di roba da vedere. Iniziamo con alcune cose che ho recuperato all'Etna Comics per poi aprire più avanti i pacchi più grandi, quindi sì, vi lascio attendere. All'Etna Comics sono riuscito a prendere il numero 100 dell'Uomo Ragno, che segue anche il numero 200, il numero 143, che onestamente non so perché l'ho preso, ma il tizio me l'ha consigliato perché a quanto pare è abbastanza importante, e poi sono riuscito anche a incontrare il grandissimo Gabriele Dell'Otto, da cui ho preso questo artbook contenente tutti e 101 dipinti che sono stati realizzati per l'edizione moderna della Divina Commedia fatta per Mondadori. Per dirvi un attimino chi è, non è proprio uno qualunque, ma è un disegnatore che lavora appunto anche per la Marvel. Infatti il mese prossimo verrà ristampato in formato must-have Secret War, una bellissima run con i suoi disegni che sono dei capolavori, ve la consiglio. Ma lasciando stare gli acquisti fatti all'Etna Comics, passiamo a quelli fatti su Vinted, che direi sono i veri acquistoni del mese. Vi lascio solo immaginare che ho recuperato tutta la seconda Civil War a soli 12 euro. Allora, su questa run posso dire che non è naturalmente paragonabile alla prima Civil War, che ricordiamo fatta da Millar, è veramente un capolavoro. Questa per lo più l'ho presa appunto per averla in collezione, perché con gli eventi Marvel mi sono fermato a Original Sin e devo un po' riprendere. Infatti il secondo acquisto è proprio Secret Wars, iniziata alla fine del 2015 e finita durante il 2016, evento Marvel importantissimo per quello che è il futuro dell'MCU. Infatti palesemente stanno prendendo ispirazione e quasi sicuramente, secondo me, tra il 2025 e il 2026 avremo proprio il film sulle Secret Wars. Evento importante perché secondo me porterà nel nostro universo tutti quelli che sono i mutanti, gli X-Men, i Fantastici 4 e così via. Iniziamo con il pacco più piccolo. Regà, comunque c'è un caldo bestiale, non ho idea di come io stia facendo sto video con tipo tre luci accanto. Ed esci, porca di una troia. Oh, eccoli qua. Sbarazziamoci di questo. Altro acquisto fatto è proprio Secret Empire, ovvero l'evento Marvel successivo a questi due, in cui si scopre che in realtà Captain America è un agente dell'Hydra. Un bel acquisto anche perché si tratta più o meno di tipo 15 spillati pagati solamente 22 euro sempre su Vinted. Ragazzi, lì si fanno i veri affari, anche perché per una roba del genere tutti nuovi minimo vi chiedono sull'ottantina di euro. Ora adesso passiamo a quello veramente ma veramente sostanzioso. Ci sono tipo, se non sbaglio, dentro 20 spillati e un cartonato, se non mi sbaglio. Ma ragazzi, ma questo ha impacchettato tutto meglio Amazon dei panini. Qua c'è veramente un lavoro magistrale. Ok, iniziamo dal primo. Ok, saranno circa 10 spillati. Ok, ok, ho capito di cosa si tratta. Ok, questa qui è la run successiva a Superior Spider-Man, ovvero la run dove il Dottor Octopus prendeva possesso della mente di Peter Parker. Ma continuiamo perché non è finita assolutamente qui. Qui abbiamo i primi numeri della run di Spencer, successiva a quella di Dan Slott, che rivede un po' il ritorno alle origini per Spider-Man. Appunto, i primi numeri si chiamano Ritorno alle origini. Non me ne hanno parlato benissimo di questa saga. Ho preso questi spillati perché la Panini, gentilissima, non sta ristampando il primo cartonato di questa saga, appunto Ritorno alle origini, e devo quindi recuperare i primi 7 spillati, poi potrò partire a collezionare tutti i cartonati della saga. E poi c'è l'ultimo pacchettino, ovvero un Marvel Deluxe, molto molto carino. Eccolo qui, si tratta del Marvel Deluxe sugli Illuminati, dare forma all'universo. Perché l'ho preso? Perché è uscito il nuovo film di Strange e volevo approfondire un po' quelli che sono gli Illuminati fumettistici, soprattutto perché all'interno di questo cartonato sono presenti le storie, un po' preludio, quelli che sono i grandi eventi, come ad esempio Planet Hulk, in cui Hulk viene mandato nello spazio proprio da parte di questi sei cretini. Consiglio di recuperarlo per vedere quanto sono stronzi anche nei fumetti. Ok, inizio a non capirci più niente, qui è pieno di roba. Ultimo mega pacco. Vediamo un po' cosa c'è dentro. Qui c'è veramente una valanga di roba. Ok, tantissimo packaging. Tanto, ma tanto, tanto. Uno e due. Su eBay, non so per quale miracolo divino, sono riuscito a trovare ben 50 spillati
sull'uomo ragno a 50 euro. Mi chiedete come, ma quello che mi l'ha venduti è decisamente un pazzo. Anche perché da tempo avevo un problema, mi mancavano appunto gli spillati che andavano dagli inizi e la run di slot, che è stata ristampata nel formato Marvel Saga, quindi quelli li ho tutti, fino alla run di Superior Spider-Man. Avevo proprio questo gap di 60 numeri che mi mancavano. Però per fortuna, e a quanto pare non è stata una scammata, perché io avevo paura solo di questo e mi arrivava un pacco di mattoni, ci sono a quanto pare tutti quanti i fumetti. Cioè, raga, guardate che figo. Sto a far vedere tutti quelli che mi sembrano fighissimi qua con i Fantastici 4, qualcosa con Devil, mi piace un botto questa cosa. C'è anche qualche variant, come potete vedere, molto molto bella, e soprattutto noto che c'è anche Spider Island, un fumetto che volevo recuperare. Poi, se mi metti Mary Jane in questo modo, io per forza sto fumetto lo devo leggere. Ragazzi, questi erano gli acquisti fatti durante il mese di giugno. Ora mi metterò a sistemare tutta sta roba in libreria, sarà un casino immenso. Vi ringrazio per aver visto il video, vi ricordo che settimana prossima uscirà un video su Miss Marvel, sulle sue origini fumettistiche, quindi vi consiglio di iscrivervi, andare a vedere anche i miei canali Instagram e soprattutto TikTok, e noi ci vediamo a un prossimo video. Allonzia.